ce la faccio, grazie. Gentile Presidente, cara Maria Cristina, autorità tutte e tutti, imprenditrici, imprenditori, grazie del vostro invito, ma grazie soprattutto del vostro lavoro, perché quando si fa un'assemblea degli industriali a ottobre è sempre un problema, in quanto tutti si aspettano le notizie sulla legge di stabilità. È una sorta di appuntamento dal quale non si può sfuggire, giustamente. Però credo che prima di tutto sia doveroso da parte mia, guardandovi negli occhi, è impossibile perché siete un sacco, arrivate anche nella provincia accanto, mi pare di capire, visti i numeri, sia doveroso dirvi grazie per la dedizione, la tenacia, la determinazione. E ve lo sto dicendo non a nome personale, magari tra di voi, come ovvio che sia, ci sono idee profondamente diverse, politiche, culturali, sociali, civili, religiose, ma c'è una convinzione che vi muove, che certo dovete fare business, dovete fare utili, non siete la fate bene fratelli, non siete, magari fate volontariato per i fatti vostri, ma nella vostra attività ciò che muove è sicuramente l'utile e il business. Ma c'è una profonda convinzione e consapevolezza che la vostra azione di tutti i giorni serve innanzitutto a restituire valore al vostro territorio, alle donne e agli uomini che lavorano con voi, e in qualche misura dunque a rendere più bella e più grande l'Italia. Rendere più bella l'Italia non è facile. Eppure, se c'è un elemento che rende più bella l'Italia, è la passione e la tenacia di chi non si ferma e di chi, a fronte di tanti che vorrebbero bloccare il nostro paese o raccontare soltanto che va tutto male, beh, magari anche senza troppi entusiasmi, ma si tirano sulle maniche e si mettono in gioco. Ecco, a nome del governo, non a nome personale, a nome di chi rappresenta pro tempore l'Italia, grazie per come un'industria Treviso sta lavorando e per come tutte e tutti voi all'estero, come in Italia, siate nelle condizioni di portare alto la bandiera del tricolore e i valori che rappresentano il nostro paese. Sono molto incerto sul taglio da dare al mio intervento, perché in teoria, facendomi ispirare dalla vostra presenza, dovrei presentare un bilancio consuntivo, un bilancio preventivo e un piano industriale. Dovrei cioè dire cosa abbiamo fatto in quest'anno, qual è la visione che abbiamo per i prossimi 20 anni. Vorrei garantirvi che non riguarda me personalmente, nel senso che teorico della rottamazione al massimo faccio un altro giro e poi a casa, come doveroso che sia, ma chi governa deve avere un orizzonte che non sia un orizzonte limitato ai prossimi 3 anni o 3 mesi, deve avere un orizzonte per i prossimi 20 anni, deve immaginare che cosa sarà l'Italia tra 20 anni, e però contemporaneamente anche fare l'elenco delle misure che il governo presenterà al Parlamento giovedì 15 alle ore 8:30, è convocato il Consiglio dei Ministri. In quella sede approveremo la legge di stabilità che in giornata trasmetteremo al Parlamento per il lavoro delle singole commissioni e per il lavoro prima del Senato e poi della Camera. Quest'anno tocca prima il Senato. Quindi consuntivo, piano industriale e preventivo. Quando l'anno scorso ero, mi pare, a Bergamo, ho presentato le prime linee della legge di stabilità. Devo essere sincero, i vostri colleghi mi hanno accolto con cortesia e rispetto e educazione. Credo che non ci credesse nessuno a quello che dicevo. Mi piace la risata che parte spontanea. Non ci credeva nessuno che avremmo fatto la legge elettorale, non ci credeva nessuno che avremmo fatto il Jobs Act, non ci credeva nessuno che l'articolo 18 sarebbe passato alla storia e non nel futuro, non ci credeva nessuno che saremmo andati avanti sulla pubblica amministrazione. Dicevano che niente sarebbe accaduto. Dicevano anche che l'Expo sarebbe stato un fallimento e dicevano che l'Italia non sarebbe tornata alla crescita. Non erano gli industriali di Bergamo, era il clima del paese ed era anche l'esperienza di anni di politica in cui le cose sono state annunciate ma mai realizzate.
Sono lieto di portare a consuntivo dell'anno appena trascorso una legge elettorale che considero priorità del cammino di riforme. E qualcuno di voi penserà, uffa però con questa legge elettorale, con queste riforme istituzionali, tutte le volte parla di questo. Se il mio governo è il governo numero 63 in 70 anni di storia repubblicana, c'è qualcosa che non torna in Italia rispetto agli altri paesi. È uno svantaggio competitivo avere avuto 63 governi cambiati in 70 anni, perché poi nei tavoli che contano a livello internazionale, a partire da quelli europei, gli altri restano, sono organizzati, e quelli nostri che lasciamo talvolta pensano che si possa far carriera parlando male dell'Italia e non capendo che invece occorre uno Stato forte. La legge elettorale restituisce un governo forte, capace di fare. E se il governo sbaglia, va a casa quando deve andare a casa. Quelli dopo cercheranno di fare del proprio meglio. Se il Presidente del Consiglio che vi parla è il numero 27, c'è qualcosa che non funziona. Bene, la legge elettorale adesso è realtà. A questo tavolo saluto le istituzioni locali, dal sindaco di questo comune al sindaco del comune capoluogo, al presidente della regione. Ci sono opinioni politiche diverse. A tutti i sindaci che vedo, Zaia li ha messi a destra i sindaci, no scherzo, non è, anche perché poi dipende da come la guardi, sono comunque a sinistra di Zaia, che non è la cosa più difficile, però va bene. Voglio dire a loro e a tutti voi e a tutte e a tutti che quello che noi abbiamo in testa è innanzitutto il bene e l'interesse del paese. Poi ci saranno i luoghi dove dirsele di santa ragione e darsele di santa ragione. Quelli sono i luoghi delle campagne elettorali, a me non fanno paura. Sono luoghi anche emozionanti e belli per una democrazia matura, perché è bello e doveroso che i cittadini possano scegliere. Ma quando sento dei leader politici, lo dico qui in Veneto appositamente, dire per 3 giorni blocchiamo tutto, il 6, 7, 8 novembre blocchiamo tutto, non compriamo più niente, voglio sommessamente dirvi che ciò di cui ha bisogno l'Italia è esattamente l'opposto: sbloccare tutto, non bloccare per 3 giorni il paese, rimetterlo in moto, restituire fiducia, ridare spazio ai consumi, ridare fiato e ossigeno all'Italia, non bloccarla. Uno può avercela con il Presidente del Consiglio, è corretto che uno ce l'abbia col Presidente del Consiglio, ma quello che serve all'Italia è prendere quella enorme massa di denaro che c'è ancora nel nostro Paese e che non c'è a caso. C'è perché l'Italia è fatta da gente per bene, che, come voi sapete, si è tirata sulle maniche e ha lavorato come dei matti nel corso degli anni, e che spaccandosi la schiena ha messo su delle cose che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e credere che potessero essere realizzate. E dal capannone, dalla fabbrica della provincia di Treviso è andata nel mondo e ci rende orgogliosi di rappresentare l'Italia, perché parliamo di export, non è una statistica, anche se dobbiamo valorizzare di più l'export. Anche se anche in stabilità metteremo ancora gli stessi soldi sul piano export che ci chiede Carlo Calenda, anche se abbiamo bisogno di investire tutto quello che vogliamo, sì, è un fatto economico, ma innanzitutto è un fatto di orgoglio per il paese, perché girando per il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, dalla Cina al Sud America, dove saremo alla fine di questo mese, quando trovi un qualcosa che è made in Italy, lasciatevelo dire da chi pro tempore rappresenta il paese, c'è un brivido che passa lungo la schiena e sulle braccia. È il brivido di chi si rende conto che non è semplicemente il singolo materiale che viene prodotto in Italia ed esportato. È qualcosa di più, è un pezzo di identità, di cultura, di valore che è cresciuto nelle nostre campagne e nelle nostre città ed è diventato occasione di orgoglio per l'intero paese. L'export non è soltanto un numero, è un valore condiviso. Nel capitoletto consuntivo dunque inserisco alcuni dati che sono quelli che vi ho raccontato. Sono i dati che permettono oggi all'Italia di vedere una timida crescita. È ancora timida.
È il motivo per cui nella legge di stabilità giocheremo il jolly. Giocheremo tutte le carte che possiamo giocare perché il 2016 questa ripresa si consolidi, perché diventi più forte. E ne abbiamo bisogno non solo per un fatto economico. Ne abbiamo bisogno perché il mondo oggi ha necessità di avere l'Italia al centro. So che magari stupirò qualcuno, ma vorrei tediarvi per 3-4 minuti su un'analisi più ampia rispetto alle questioni economiche. Non vi riparlo quindi del Jobs Act, delle contribuzioni, dell'IRAP costo del lavoro o delle iniziative che Mario Barbuto e Tito Boeri vi hanno illustrato in modo preciso e dettagliato, anzi lasciatemi dire che sono molto grato al dottor Barbuto, al professor Boeri e a tutte le donne e gli uomini che in questo primo anno e mezzo ho chiamato, in alcuni casi anche facendo un po' di forzature. Barbuto ricorderà qualche sms garbato, ma un po' insistente, insieme al ministro Orlando, o idem dicasi per Boeri e per tanti altri, a prendersi responsabilità nella macchina pubblica. Io ritengo che un leader sia quello che mette nei luoghi importanti persone più brave di lui. E so che quello che ha fatto Barbuto per l'organizzazione degli uffici giudiziari in Italia non l'ha fatto nessuno, e grazie a lui riusciremo a mettere a posto, assieme ai suoi colleghi, la efficienza della macchina della giustizia, che è un'assoluta fondamentale. E so che Tito Boeri ha spesso scritto dell'importanza della trasparenza dentro l'INPS, e grazie per aver accettato la nostra proposta e questa sfida che è condivisa. E insieme a loro ce ne sono tanti. Da chi, come Andrea Guerra, qualche giorno fa ha lasciato dopo un anno, virgolette, di servizio civile al proprio paese, a chi sta per arrivare, perché abbiamo in serbo qualche sorpresa ancora di gente dell'impresa che viene a darci una mano per un anno, per 6 mesi, per 2 anni, per cercare di rimettere in ordine le cose e poi torna al proprio servizio privato, torna al proprio lavoro privato. Bene, vi rubo 3 minuti su questo. Perché è importante che l'Italia sia forte? Perché è importante che l'Italia la smetta con questo racconto negativo? Non posso parlare dei talk show se non si arrabbiano. Quindi dirò con questo racconto negativo che talvolta ci portiamo dietro. Colpa dei politici, toh, mettiamola così, così siamo tranquilli. È importante che l'Italia la smetta perché il mondo di oggi ha un bisogno disperato del nostro paese. Ciò che sta avvenendo sul tema dell'immigrazione, vi sono grato Maria Cristina per quello che avete fatto, è anche molto fiero e orgoglioso, ma quello che avviene sull'immigrazione non si risolve con una polemica sui giornali, è l'indice di uno stravolgimento mondiale che ci sta avvenendo sotto i piedi, nel senso fisico e geografico del termine, e in cui la comunità internazionale sembra non sapere da che parte battere la testa. Negli ultimi 15 anni, dall'Afghanistan, toccando l'Iraq, il Medio Oriente, ovviamente la Siria, l'Egitto, che adesso ha una sua strada, speriamo, anzi lavoreremo perché sia duratura e solida, la Libia, e sappiamo bene che cosa è accaduto, fino alla Nigeria o alla Somalia, un pericoloso fenomeno di estremismo sta mettendo in crisi l'identità stessa di ciò che siamo. Non è un problema di numero di immigrati che arrivano, c'è anche quello. Ma si può affrontare, si può gestire con regole chiare. Chi non ha diritto deve tornare a casa, chi ha diritto deve essere accolto. Ci vogliono le regole e vanno rispettate. Ma il punto chiave è che sta avvenendo un fenomeno mondiale rispetto al quale quello che avviene in Italia è ben poca cosa. All'ONU eravamo a discutere con il re di Giordania, un paese di 4 milioni di abitanti con 1,5 milioni di rifugiati politici. 1,5 milioni su 4 milioni. La seconda città della Giordania è un campo profughi. Di fronte a questo scenario non è che si può continuare ad avere una comunità internazionale che agisce di pancia, che si affida alle reazioni, si alza uno e dice io oggi bombardo qui. Non è il risico. Di fronte allora a questo scenario, o l'Italia torna a giocare un ruolo da protagonista
E nel giocare un ruolo da protagonista riesce ad essere un ponte tra culture, ma anche di sviluppo, andando a investire, ritornando a un sistema in cui l'Italia è leader riconosciuta di valori oltre che di realtà economiche, oppure noi saremo comunque in mezzo a un'emergenza continua. In altri termini, occorre una strategia, non la reazione a freddo. Non la reazione di chi non sa cosa fare e risponde con un intervento scriteriato. Ci siamo già passati in Libia da questo atteggiamento. E con quell'intervento, non immaginando il dopo, abbiamo visto che cosa è accaduto. Voi direte, Renzi la sta prendendo larga, noi vogliamo sapere se ci sono i superammortamenti o no. Ci arrivo. Ma quello che vorrei che insieme, rispondendo all'appello di Maria Cristina, in ordine alla necessità che gli industriali siano parte della comunità, parte trainante della comunità, è che quello che serve all'Italia oggi è recuperare forza e solidità per poter essere un grande player mondiale. A quelli che continuano a dire in Italia va tutto male, ci stanno superando tutti, non siamo in grado di far niente, vorrei dire il nostro compito è tornare a essere leader. Il nostro compito è rimettere a posto le situazioni economiche nel nostro paese per poter giocare un ruolo da grande attore globale. Ecco perché l'intervento dell'ENI in Egitto non è semplicemente un giacimento di gas, non è un campo. L'intervento dell'ENI in Egitto è un pezzo di strategia del sistema paese nello scacchiere africano. Ecco perché nei prossimi 20 anni, il piano industriale, l'Italia in Africa dovrà essere leader. Dall'Angola al Mozambico, dalla Nigeria all'Egitto e non soltanto in Libia o in Somalia. Ecco perché allora la nostra posizione politica di questo periodo, sulla quale vorrei, trattandosi di politica estera, che ci fossero tutti, non soltanto qualcuno, è stata quella nei primi mesi dell'anno di dire ai russi riportiamoli dentro la coalizione internazionale. Sono andato al Cremlino e qualcuno ha detto lo fa per le sanzioni. Non è per le sanzioni, il problema della Russia me lo insegnate voi, non è mica la sanzione, è il dollaro, è il petrolio a $45, questo è il problema vero, reale. E dall'altro però, una volta che li abbiamo riportati nella comunità internazionale, non pensare di poter appaltare loro la soluzione del problema in Siria o altrove. C'è bisogno che l'Italia faccia l'Italia. Per fare l'Italia dobbiamo uscire dal racconto stereotipato che va tutto male, che ha una conseguenza economica immediata, che è quella semplicemente banale dei risparmi privati. Inizio crisi, o meglio, periodo più duro della crisi, 2012, debito pubblico italiano, tutti a dire il debito pubblico è il nostro grande male, vero, vero. 2.000 miliardi di euro, cioè 2 trilioni di euro. Diciamo 2.000 miliardi, perché 2 trilioni sembra Zio Paperone e il Klondike. 2.000 miliardi di euro. Nel 2012, dati del dicembre 2012, il risparmio privato, e voi ne sapete qualcosa, era 3.500 miliardi di euro. Solo il risparmio, diciamo, bancario. Questo che cosa significa? Che siamo il paese con un debito pubblico tra i più alti al mondo, ma siamo anche il paese con un risparmio privato più alto al mondo. Dirai, bene, non vorrei mica tassarci anche questi. No, tranquilli, tranquilli. Voglio dirvi, parte l'applauso liberatorio, tranquilli. Ora vi faccio l'elenco delle tasse che vi ho ridotto, poi e anche di quelle che stanno per arrivare. Però la cosa drammatica su cui vorrei insistere e che giustifica il fatto dell'attenzione alla fiducia, giustifica la mia polemica contro i gufi. I gufi non sono quelli che parlano male di me, ma sono quelli che parlano male dell'Italia. I gufi fanno male. I gufi fanno male anche a voi, ditegli di smettere quando li trovate. Il punto centrale è che dal 2012 al 2014 il risparmio privato in tempo di crisi avrebbe dovuto scendere. C'è la crisi. La gente ha meno soldi, ragionevolmente c'è meno risparmio privato. Cos'è accaduto? Che il debito pubblico è rimasto a 2.000 miliardi, ma il risparmio privato è cresciuto da 3.500 a 3.900 miliardi. Perché? Perché le persone avevano paura.
perché gli italiani hanno paura. E allora noi dobbiamo dire alle italiane e agli italiani che l'elemento chiave per rimettere in moto l'economia non è Bruxelles, non è Strasburgo, non è nemmeno l'export, che pure va sostenuto e difeso. L'elemento chiave è dire agli italiani di tornare a investire con fiducia nel proprio paese. E per farlo occorrono le riforme, e per farlo occorre una politica che faccia le cose anziché parlarne. E allora, sono 400 miliardi. Se soltanto il 5% tornasse in circolo sarebbe più di un punto di PIL. Quello che non riescono a vedere a Bruxelles o gli analisti internazionali è che noi, se ci mettiamo in testa di risolverla da sola, la crisi la risolviamo. Però bisogna, uno, che i politici facciano le cose. Ecco perché il Jobs Act è stato un simbolo di forte valore evocativo. È chiaro però che andava accompagnato dalle decontribuzioni. Ora, la decontribuzione non può rimanere, Maria Cristina, sempre fissa, perché altrimenti una misura one shot non può rimanere sempre. Contemporaneamente non possiamo toglierla dalla mattina alla sera. E allora che cosa immaginiamo da qui alla legge di stabilità? Nella legge di stabilità noi inseriremo una serie di misure per restituire fiducia agli italiani. La prima, eliminando definitivamente per tutti e per sempre la tassazione sulla prima casa e sugli imbullonati che tanto ha distrutto la discussione in questi mesi. Via l'IMU e la TASI per tutti sulla prima casa. Tra l'altro mi fa un po' ridere perché l'hanno chiamata TASI. Pensavano a voi veneti. Me l'hanno fatta apposta. Non è pensabile che in Italia si continui a tenere le tasse cambiando semplicemente il nome. C'era l'ICI, poi l'IMU, poi la TASI. Questo non può funzionare. I 3,7 miliardi di euro dell'IMU TASI prima casa con i 600 milioni degli imbullonati sono denari che noi come Stato, di cui noi come Stato ci assumiamo la responsabilità attraverso la riduzione delle spese, quindi la spending review, niente sarà tolto ai sindaci che saranno compensati fino all'ultimo centesimo con l'assegno paro paro. Secondo punto, questi applaudono solo i sindaci, Manildo sta facendo partire l'applauso, per i sindaci ci arrivo dopo. Secondo punto, so che vi interessa meno, ma io ci tengo, l'agricoltura. È inutile far funzionare Expo se poi non investi sull'agroalimentare. Noi abbiamo un paese in cui non va più di moda lavorare la terra. Per 30 anni, 40 anni è diventata una cosa di serie B, di serie C. Noi abbiamo bisogno di un grande sforzo evocativo e comunicativo per tornare a investire sull'agricoltura. Faccio sempre lo stesso esempio, però a me colpisce. Quando io andavo al liceo, se i miei compagni di classe, se ci fosse stato un compagno di classe a dire che faceva il cuoco, noi avremmo ironizzato su di lui. Mio figlio va al liceo quest'anno, non soltanto fare il cuoco fa figo, non soltanto si dice chef e non cuoco per questa attenzione un po' troppo filo francese, diciamolo, ma soprattutto le trasmissioni televisive hanno rovesciato il ragionamento. Mio figlio fa il giovedì sera i gruppi di ascolto di MasterChef, la prova del cuoco. Vi faccio l'elenco delle trasmissioni televisive che funzionano. Dobbiamo fare la stessa cosa sul... È inutile sorridere, è la verità. Ora, non è che posso venire a controllarvi quanti di voi guardano MasterChef, perché è anche divertente. Ma il punto vero è che cambiare approccio è possibile se facciamo uno sforzo comunicativo rispetto a chi lavora la terra e contemporaneamente se togliamo l'IMU agricola e l'IRAP agricola, misure che sono contenute nella legge di stabilità 2016. Terzo punto. Viene chiamata la misura dei superammortamenti. In Francia è stata fatta con la cosiddetta legge Macron. Però noi non la facciamo come la legge Macron, noi facciamo una cosa diversa. Se volete è un allargamento della Sabatini o più correttamente una Guidi Padoan 2.0. Sto parlando in burocratese, mi scuso. Il tema è gli ammortamenti.
Chi nel 2016, attenzione perché sarà per un anno solo, sarà per un anno solo, deve essere chiaro che è il 2016, cioè noi giochiamo il jolly della ripresa sul 2016, punto. Chi nel 2016 investirà in beni strumentali della propria azienda, anziché metterli in tasca, li rimetterà in beni strumentali di ogni genere, purché non siano immobili, su cui abbiamo altre misure, chi investirà su questo tipo di intervento avrà la possibilità di portare in ammortamento non il 100%, ma il 140%. In altri termini, se voi avete una cosa che costa 100 euro e che comprate per l'azienda, anzi, senza troppi calcoli, in passato la misura non funzionò perché c'era da fare delle medie, dei giochini strani, senza bisogno di richiedere una misura com'è per la Sabatini o d'altre, voi avrete in automatico la possibilità, come se lo Stato vi dicesse ti considero 140 anziché 100, è uno sconto fiscale, che vuol dire che cosa? Chi nel 2016 investe sulla propria azienda ha l'incoraggiamento dello Stato, un ritorno economico, ma soprattutto il sostegno per dire che questa è la volta buona in cui finalmente l'Italia riparte. Quarto punto. Vado rapidamente a chiudere. Gli sgravi contributivi saranno diminuiti. Quindi chi vuole lo sgravo contributivo fino nella sua interezza è bene che assuma entro il 31 dicembre del 2015. Comunque saranno confermati, ridotti nel 2016 e sempre a scalare nel 2017, perché queste misure, sia la misura degli ammortamenti che la misura degli sgravi contributivi, sono come delle scintille. La vera legna è la riduzione strutturale delle tasse. Per cui l'IRES andrà da qui al 2017 più bassa della Spagna, quindi noi rispetto alle vostre, ai benchmark che ho visto, ma li voglio vincere anche, dovremo andare sotto la Spagna come livello di tassazione. È come se noi dicessimo per accendere un fuoco ci vuole la scintilla che sono le misure congiunturali, ma poi bisogna portare la riduzione strutturale delle tasse, perché è vero che la riduzione strutturale delle tasse è uno degli elementi chiave, si deve accompagnare però alla ripartenza della fiducia. Vi risparmio altre misure che credo vi piaceranno nel corso dei prossimi mesi, o meglio, delle prossime settimane, più che dei prossimi mesi. La contrattazione di secondo livello, noi lasciamo lo spazio alle forze sindacali, tra cui Confindustria, come pure i sindacati, per trovare un punto di intesa. Siamo disponibili a intervenire ove questo non accada. Siamo in condizioni di dire con chiarezza ai comuni che tutto ciò che è avanzo di amministrazione nella parte che riguarda gli investimenti, quindi non nella parte della spesa corrente, tutto questo a far data dal 1 gennaio del 2016 sarà fuori dal patto di stabilità. Solo la parte investimenti. Questo è un punto molto importante che credo che sia... Stiamo lavorando per riuscire a farlo anche per le regioni, stiamo in un tavolo con le regioni, ancora non abbiamo trovato la quadratura economica, ma con gli investimenti delle scuole, degli interventi, dei marciapiedi, i sindaci che hanno soldi in cassa pronti ad essere spesi sulla parte infrastrutturale, li spendano, perché li possono finalmente spendere fuori dal patto. E vi risparmio ulteriori considerazioni di natura tecnica sulle misure della stabilità. Ce n'è un'altra però che voglio dire, anzi ce ne sono altre due. Una riguarda la povertà e una riguarda la cultura. Il primo sulla povertà, condivido con Maria Cristina, il modo per abbattere la povertà è quello di creare ricchezza. Una parte anche della mia storia politica, della mia parte politica, ha pensato in passato che bisognasse far la guerra alla ricchezza. Noi siamo per far la guerra alla povertà, che è una cosa diversa. E quindi è inaccettabile, dal mio punto di vista, che ci sia chi dice ancora oggi diamo a tutti, per il fatto stesso di essere cittadini, un reddito, il cosiddetto reddito di cittadinanza.
Lo Stato ha il dovere, a norma dell'articolo 1 della Costituzione, non di dare a tutti un reddito, ma di creare le condizioni perché tutti abbiano un lavoro, che è una cosa diversa. Che è una cosa diversa, perché è merito, non sussidio. Però ve lo dico qui, in un'assemblea industriale, nell'assemblea di Confindustria, di un'industria della città forse più dinamica del nostro paese. C'è un tema povertà infantile che noi non possiamo dimenticare. Oggi in Italia 1 milione di bambini stanno sotto la soglia di povertà. Molti sono nel mezzogiorno, ma ci sono sacche anche nel nord e anche nel nord-est. Noi possiamo fare tutti i discorsi possibili sul merito e sul dare un'occasione, ed è giusto. Ma quei bambini che stanno sotto la soglia di povertà richiedono un impegno immediato. Da parte delle donne e degli uomini che stanno in Parlamento, io credo da parte delle donne e degli uomini che fanno parte della comunità. Ecco perché instabilità, accanto alla riduzione dell'IRES, accanto alla misura dei superammortamenti, accanto a misure per le partite IVA, accanto agli sgravi contributivi, accanto all'IMU e la TASI per la prima casa, accanto all'IMU agricola, all'IRAP agricola, sarà fondamentale una misura contro la povertà infantile, perché un bambino che ha 8 anni non può essere lasciato solo da parte di una comunità e di un governo. E siccome per 70 anni non c'è mai stata una misura per la povertà, contro la povertà in Italia, è arrivato il momento di cancellare questo record negativo e di inserire una prima misura che sarà operativa già dal 2016. Ci sono, dicevo, infine, e vengo poi al messaggio finale, un ulteriore passaggio. Vedo qui qualche imprenditore che ha lavorato molto sul settore, che però mi sembra importante evidenziarlo. C'è una misura dallo scorso anno, anche questa sta nel consuntivo, non nel preventivo, anche se nel preventivo la dovremo alzare un po', che si chiama Art Bonus. Cosa vuol dire? Che se mettete un po' di soldi in un'opera culturale, non arriviamo al modello che è il mio sogno, il modello americano, cioè della detrazione o della deducibilità, ma comunque c'è un piccolo sconto fiscale. L'art bonus sta iniziando piano piano a funzionare. Alcune realtà, vengo da Verona, alcune realtà del mondo del credito con l'art bonus metteranno a posto l'arena. Vorrei chiedere a tutte e a tutti un di più di attenzione sui temi culturali e sociali. La dico così: 2 giorni fa ero a Bologna, dove Isabella Seragnoli ha messo in piedi una cosa straordinaria nella sua azienda. Non soltanto un bellissimo luogo di lavoro per i propri dipendenti, ma anche una realtà di arte, di cultura, il MAST. Poi sono stato all'opificio Golinelli, dove Marino Golinelli, che domani compie 95 anni e che è molto più giovane di me, ha messo in piedi un opificio. Lo aveva già nel centro di Bologna, lo ha costruito ex novo in un posto molto interessante, in un'ex fabbrica. Non ha costruito ex novo, ha recuperato un'ex fabbrica. E investe sulla scuola e sul capitale umano. Vi prego di darci una mano in questo. Perché rispetto a tutto l'analisi che ho cercato di fare sulla politica internazionale, c'è un particolare che vorrei farvi notare. I terroristi vorrebbero vederci morti, ma quando non ci riescono, si accontentano, si fa per dire, di vederci vivere come piace a loro, nel terrore, nella paura. È per questo che scelgono bene gli obiettivi e i target. È per questo che colpiscono un'università in Kenya, e io sono andato in Kenya a parlare in un'università a nome del governo italiano. È per questo che colpiscono una scuola a Peshawar. È per questo che colpiscono un museo a Tunisi. E quanto è bella la notizia del Nobel per la pace e la democrazia tunisina. È per questo che sono andati dentro una sinagoga, dentro una chiesa, dentro la redazione di un giornale, perché capiscono che è la cultura che dà il senso dell'identità di un popolo, che dà il senso dei valori profondi che noi abbiamo. Vi chiedo di darci una mano a sostenere la cultura in Italia,
Non saremo mai una superpotenza nucleare, ma siamo la superpotenza culturale. E voi imprenditori, venite di lì. Nella mia città, caro Giovanni, la piazza si chiama Piazza della Signoria, notoriamente. Abbiamo una vocale in più, mettila così, rispetto a Treviso. Ma quello che mi colpisce sempre è che nella straordinaria storia del nostro paese, dal nord al sud, quando si è realizzato qualcosa di grande a livello culturale è perché c'era qualcuno che stava facendo funzionare le cose a livello economico e finanziario. È strepitoso pensare che non sarebbe stata possibile per la mia città la cupola del Brunelleschi senza la competenza delle arti e dei mestieri, ma che non sarebbe stato possibile per Dante o più tardi per Leonardo o Michelangelo diventare quello che erano, in un caso studiando, nell'altro dentro le botteghe, senza che vi fossero i mecenati che mettevano i denari. Qualcuno lo faceva semplicemente perché aveva fatto troppi soldi e aveva paura di andare all'inferno. È così, è una storia meravigliosa. Qualcuno lo faceva perché credeva che l'impresa dovesse restituire. Gli americani parlano del giving back, del restituire indietro, del restituire qualcosa. È un concetto molto bello. Io vorrei sfidare l'impresa più dinamica d'Italia, che vedo qui, non soltanto a rimettere in moto il paese con la fiducia, con l'entusiasmo, con l'energia, ma anche a dare una mano ai nostri valori costitutivi, che sono i valori della cultura. Certo, apritevi, giocatela, non abbiate paura, mettetevi in campo come avete fatto, sarà un anno straordinario, sarà l'anno in cui aggrediremo 8.000 partecipate pubbliche che dovranno essere ridotte ed essere competitive sul mercato e magari, perché no, nei prossimi 20 anni andare all'estero. Sarà l'anno in cui dovremo, nei tempi che ci saranno dati, aprire la borsa italiana sempre di più, anche a realtà come le vostre. Fatemi fare un abbraccio e un bocca al lupo al mio amico Riccardo Donadon, che con H Farm nei prossimi giorni andrà in borsa, inizierà il percorso di quotazione. E fatemi dire con orgoglio che mentre va la Ferrari in borsa, simbolo del Made in Italy, ci vanno anche le Poste, che per 40 anni, 50 anni, 60 anni sono stati considerati il luogo delle schifezze dei politici, dei portaborse dei politici, delle assunzioni dei politici. Oggi le Poste nell'Italia del 2015 vanno in borsa e stanno sul mercato, non stanno a disposizione dei politici che devono assumere chi vogliono loro. È una rivoluzione globale quella che stiamo facendo. Però, e ho finito davvero, occorre allargare l'ambito d'azione dei nostri sogni. Un anno fa, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, faccio il giro dei giornali internazionali per presentare l'Italia. La domanda è una sola: quanto considera alto il rischio di contagio? Erano anche i giorni di Ebola, per cui ero un po' preoccupato. Dice: no, il contagio sulla Grecia. Ah, guardi, no, l'Italia non è la Grecia, lo dico con affetto per i nostri amici greci, per il primo ministro che adesso è Tsipras, per tutti loro. Noi abbiamo una realtà diversa, un'economia forte, la seconda manifattura del mondo. Noi siamo in, seconda manifattura d'Europa, noi siamo in grado di giocarcela con tutti. Però voi, anche nel vostro dibattito politico, parlate sempre del rischio della Grecia. Un anno dopo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ho rifatto gli stessi giornali dell'altra volta, gli stessi meeting con gli editorial board di tutti i giornali. Ho parlato per un'ora con i giornalisti di quelle testate. Nessuno di loro mi ha fatto una domanda sull'Italia. Al che, all'ultimo, ero Wall Street Journal, sono anche un po' rimasto male, gli ho fatto scusi. Come quando vai all'esame e sei preparato, ti chiedono tutto tranne che la cosa che hai portato. Insomma, alla fine uno faccio scusi, do you remember last year? L'anno scorso il Jobs Act, e mi dicevate che non lo facevo, la legge elettorale, le riforme costituzionali, sono stati mesi a scrivere sui giornali, Renzi non ha i numeri, il governo non ha i numeri, ieri è passato con 100 voti di tutti zitti, non ne ha parlato nessuno, vabbè non è un problema, tanto poi sarà il referendum a dire l'ultima parola. Però
faccio, scusi, l'elenco delle questioni di cui dobbiamo discutere riguarderebbe anche l'Italia, il fatto che abbiamo tagliato le tasse sul lavoro, il fatto che i consumi stanno ripartendo, il fatto che comunque l'export cresce, 6,3% di crescita a luglio, la Germania ha fatto il 6,1%, vorrei parlare di questo. Dice, no, ma voi non siete più un problema. E negli ultimi report, da George Soros, che ho incontrato alla Clinton Global Initiative, all'ultima relazione del Fondo Monetario Internazionale, inizia a serpeggiare la domanda, quella su cui avevamo detto tante volte che sarebbe stato il nostro obiettivo ed eravamo presi per pazzi. Non più può l'Italia essere contagiata dalla Grecia, ma può l'Italia essere meglio della Germania e tornare alla leadership? Questa domanda non la faccio più solo io. Non è una domanda che mi faccio io, perché io ho la risposta e la risposta è sì. È una domanda che si fanno gli operatori di tutto il mondo. E sapete perché si fanno questa domanda? Perché non vi conoscono, perché se conoscessero la provincia di Treviso saprebbero che l'Italia è già meglio della Germania in alcune sue zone. Perché se conoscessero la vostra forza, la vostra capacità di creare business, sapreste che siamo già in queste condizioni. E allora, ci sono ancora 2 anni e mezzo prima delle elezioni. Per 2 anni e mezzo, poi verremo anche a chiedervi voti, tranquilli, non preoccupate. Ma per 2 anni e mezzo non ci sono voti da chiedere. Non ci sono fantasmi da inseguire. Non ci sono futili temi a cui andare dietro. Tutti i giorni i giornali adesso mi dicono, ma cosa pensi di... E prima era Roma, prima era la, oggi è Roma, prima era la minoranza del partito, prima poi gli altri, e poi c'è la discussione sul dibattito interno, e poi c'è una questione enorme in Italia, che è il fatto che questo paese si sta rimettendo in moto. Ne abbiamo bisogno noi per i nostri figli e lo facciamo a testa alta. Il prossimo anno metteremo giù il debito, inizieremo a mettere il debito pubblico in curva discendente, non perché ce lo chiede la Merkel, ma perché io voglio pensare a mio figlio e ai figli di mio figlio quando verranno, spero non subito perché c'ha 14 anni. Ma contemporaneamente questo tipo di azione e di attività che noi possiamo mettere in moto richiede il vostro impegno. Per 2 anni e mezzo, senza guardare alle considerazioni politico-elettorali, io vi chiedo una mano. Da parte mia c'è soltanto un impegno che mantengo fino in fondo, e cioè io non mollo di un centimetro e prima di mollare mi faccio mandare a casa. Non cedo di un millimetro sul fatto che le riforme che servono le portiamo a casa fino in fondo. A voi dico, sentitevi parte di questa scommessa. Perché questa scommessa non riguarda un partito politico o l'altro. Questa scommessa politica riguarda il futuro dell'Italia e tutti noi dovremmo averlo a cuore di più. Grazie e buon lavoro.